Dicendo appunto che nessuno comunque gli ha mai detto qualcosa di diverso, avevano solamente bisogno, insomma, di staccarsi un attimo, ecco, come accade anche nelle migliori coppie. Secondo te qual è stato l'aspetto, perché insomma abbiamo parlato anche dei segreti dell'armada spagnola, della qualità dei coach spagnoli, ecco, secondo te qual è un po' la chiave che è stata importante nel rapporto tra Rafael Mencio e Safina è un personaggio molto originale, molto bizzarro, quindi bisogna sapere un po' come riuscire a manovrarlo. È anche un personaggio un po' così, un po' lazzarone, ecco, diciamo. Non ha sempre tanta voglia di allenarsi, di impegnarsi, si fa abbastanza distrarre anche da quello che accade fuori campo, quindi bisogna stargli molto dietro e credo che Menso l'abbia fatto molto bene. Ho visto anche Polan con coach di Sampras e si parte allora con Sampras al servizio, subito bucato dalla risposta di rovescio di Safin 0-15. E 15 pari. Safin che è nato a Mosca il 27 gennaio dell'80, quindi 20 anni. Ci sono 9 anni di differenza tra i due giocatori, Sampras e classe 71. Un Sampras che ha innalzato tantissimo la qualità del suo servizio nel match contro Correggia, contrario ecco della sua prima sfida contro Leighton Hewitt, in cui è rimasto nel match fino a 5 pari del primo set, poi ha subito 7 game di fila. Ancora una buona risposta. E si salva da campione Sampras. Sarà probabilmente importante proprio l'inizio di questo match. Qui si allunga Sampras e fa due miracoli a rete come solo lui può permettersi di fare. Però Lorenzo sarà probabilmente importante l'inizio proprio alla luce di questa sconfitta netta in cui Sampras era stato distrutto per la prima volta nell'intera carriera in una finale di una prova dello Slam. Sì, in quell'occasione Safin, come lui stesso poi ammise, applicò una tattica che all'apparenza sembra semplice: rispondere nei piedi e bucarlo col passante successivo. Mi sembra che ci stia cercando anche in questa occasione. Ancora lo schema essenziale e preferito di Sampras, la slice da destra e poi la chiusura del punto con il diritto, subito un game di alta qualità con Sampras che ha tenuto il servizio. Tra l'altro vicino all'allenatore di Safin, Rafael Muenza, c'è anche dall'inizio di questo master e già in altri tornei il suo manager, perché lui ha una copartecipazione come manager da parte di Ion Tiriac e un manager molto conosciuto, Uzbeko. Sì, si tratta di Alon Kakshuri, oltre ad essere suo manager, anche uno dei suoi migliori amici. Gli è stato molto vicino quando le cose andavano male e l'ha molto aiutato proprio in quel periodo. Dopodiché, quando gli ha chiesto di fare da manager, onestamente Kakshuri ha chiesto aiuto anche al miglior manager di tennis che c'è al mondo, cioè Ion Tiriac, che si avvale del suo braccio destro, Gerard Zobanian. E quindi c'è questo mix che secondo me lo aiuta tantissimo, ecco. Non c'è solo un rapporto di lavoro. Qui possiamo rivedere adesso questo diritto vincente di Sampras, 0-15, non è riuscito proprio a leggerlo, Safin. Che cosa ha fatto Sampras? Beh, signori, dobbiamo veramente
inchinarci di fronte ad una classe che nessun giocatore al mondo possiede, l'approccio in back e poi questo ricamo, una volée che, in cui probabilmente non sarebbe arrivato nessun altro giocatore, e lui l'ha trasformato in una smorzata vincente, in una smorzata di rovescio vincente. E questo è fuori 0-40. Insomma, una striscia complessiva finora di 7 punti per Sampras, di uno solamente per Safin. E c'è il break. Attenzione, perché c'è un impatto comunque con il match da parte di Safin, un po' contratto anche in questo suo turno di battuta in cui non ha realizzato nessun ace e ha messo appena, anche se insomma è indicativo, ha messo in pratica solamente due prime di servizio. Al contrario, ecco Sampras subito molto aggressivo nella risposta. 2-0 e servizio. Questo mi sembra proprio la conferma dell'approccio iniziale di questo match. Adesso Sampras pare ingiocabile. È pazzesco, perché non è la prima volta che si trasforma in un Lazzaro Sampras, ovviamente parlando di resurrezione tennistica, perché lui ha vinto 5 volte il Master. Ecco, io ricordo l'ultima volta in cui Sampras perse nel suo esordio da Carlos Moya ad Hannover, in questo caso, ecco, in questa edizione è stato con Leighton Hewitt, e poi andò a vincere il torneo senza più perdere nessuna partita, ma dando una dimostrazione, ecco, di questa classe. Ha realizzato 7 colpi vincenti nemmeno 3 game di gioco. A 203 km all'ora il suo secondo ace. È in riga. È veramente uno spettacolo. E poi anche questa volée, giocata con una semplicità assoluta, quando la risposta di Safin era stata impattata bene. È violentissima la risposta. Un game ha giocato 2 ace, un diritto vincente e una volée di diritto vincente. Sembra proprio un gioco da racchetta di legno. Tony Roach ha dichiarato: Sampras sarebbe numero uno del mondo se tutti giocassero con la racchetta di legno, con un margine, con un divario che sarebbe nettissimo. E a proposito, tra l'altro, delle racchette di legno, Sampras ha fatto delle dichiarazioni molto, molto curiose. Sì, lui ha detto che è diventato ciò che è diventato proprio per il fatto di aver cominciato a giocare con le racchette di legno, e lui consiglia tutti i ragazzini di giocare solo con le racchette di legno fino ai 14 anni per masterizzare i propri colpi, che poi grafite e potenza arriveranno in seguito. Questo è una cosa molto interessante. Sampras che gioca ormai da tanti anni con una racchetta che dovrà per forza di cose tra un po' di tempo cambiare. Può darsi che si ritiri prima, forse, perché per un paio d'anni hanno ancora una fornitura in casa Wilson. Si tratta di una racchetta che ormai praticamente non viene più prodotta. Tra l'altro la fabbrica, che credo fosse nelle Bahamas addirittura, è stata chiusa, per cui i modelli nuovi sono leggermente diversi. Lui li vuole i più rigidi possibili, e per muovere una racchetta che lui arriva a far pesare 380 grammi con tensioni folli a 35 kg, bisogna avere un braccio di una forza inaudita. Un giocatore amatoriale con in mano una racchetta di questo genere non farebbe superare la pallina alla rete. Solo 8 minuti di gioco ed è già 3-0 Sampras, avanti di un break. A 182 la prima di Safin.
Buono qui l'approccio nella seven volley. Tra l'altro, ciò che concerne le velocità massime con il servizio espresso in questa edizione del Master, fino ad oggi al primo posto c'è proprio Safin, ha servito a 211 km all'ora, segue Sampras con 203, che è stato proprio uno degli ace, uno dei due ace. Intanto arriva il primo di Safin, quindi Sampras allunga la sua velocità di punta, 203 da 198 che in precedenza era la velocità massima, segue Correggia 197, Norman 193, stessa velocità di Agassi e di Kuerten, a 190 ha servito Kafelnikov, a 185 Juri. E questo, io ripeto spesso, Lorenzo, è il termometro del gioco di Sampras. Se funziona, anche la risposta di rovescio significa che è la migliore versione del giocatore. Generalmente è il suo colpo più debole, per cui se funziona quello vuol dire che è tutto a posto. Che bello, anche stilisticamente, passo in avanti, movimento raccolto. Ancora. Beh, io credo che lo spettacolo al quale stiamo assistendo, lo spettacolo che sta offrendo Sampras, può produrlo solamente un campione come lui. Credo che Sampras voglia dargli una lezione anche dal punto di vista tecnico, non vuole cedere lo scettro così facilmente. La raccolta questa di Mivolé con una delicatezza infinita. Sta divertendo perché anche qui ha seguito in back, adesso lo rivedremo perché sono schemi che appartengono al tennis, dei grandi miti del tennis australiano degli anni 50, sono schemi, ecco, che offrivano campioni come Stoll, come lo stesso Roy Emerson. È fuori di un soffio il back di rovescio. Quanta fatica per Safin per tenere il suo primo turno di battuta. Con il nastro che ferma la risposta di Sampras. Sampras 3-1 sotto Safin. Finora ha perso solo un set in due incontri, il primo contro Correggia. E questi sono i numeri infiniti per Sampras. Già 10 colpi vincenti e solo 2 errori contro un saldo pari per Safin, 3 colpi vincenti e 3 errori. Sicurezza di Sampras a rete, buono l'approccio, tanto il servizio. Ecco, poi questa prima volée di rovescio profonda, poi la chiusura con autorità. E 30-0. Tra l'altro, in tutta la finale disputata a Flash in Meadow contro Safin, il russo non solo non aveva mai perso il servizio, ma aveva concesso solamente 2 palle break nell'ultimo game dell'incontro. Già adesso questa è una situazione ribaltata, con questa percentuale
paurosa di Sampras, 100% nelle incursioni a rete, ed è più che mai indicativa perché è già andato a rete 10 volte. Sampras è assolutamente perfetto fino adesso. Questa era a 195 km all'ora, 40-15, non si starà divertendo neppure Hewitt di fronte a questo inizio di Sampras. Non credo proprio, lui deve tifare Safin. Non si sta divertendo nemmeno Safin però, perché Hewitt. Con facilità inaspettata, francamente, perché insomma il favorito, è inutile sottolinearlo, era Safin di questa sfida. Ovviamente è un match lungo sulla distanza di 2 set su 3, ma insomma lungo perché Safin ha un arsenale che può ovviamente riemergere in qualsiasi momento, però per il momento c'è la firma della classe di Sampras, che ha questo rituale, Lorenzo, di porre sulla sua racchetta, visto che non gioca con il polsino, quasi in ogni cambio di campo il grip, il lattice di gomma sopra il cuoio. Sì, si tratta di un turn grip, un materiale particolare, fatto, c'è molto cotone dentro, quindi è leggerissimo, molto sensibile, e sicuramente lo aiuta molto nell'assorbire la sudorazione. Ha il difetto, diciamo, che si consuma prestissimo, per cui bisogna cambiarlo molto spesso. Difetto, scusa se ti interrompo, che hanno anche le corde di Sampras, perché sono quelle che in assoluto durano meno nel circuito, cronometrandolo un po', mai oltre un'ora di gioco questo corda in budello naturale, che insomma ha un calibro sottilissimo, che però ovviamente anche il rapporto alla tensione dell'incordatura di Sampras è destinata a durare poco. Assolutamente, lui incorda 35 kg, un calibro che adesso è diventato 1,25 ma era 1,21, che vuol dire che se si prova a incordare così una racchetta, lasciandola anche ferma, per 3 o 4 giorni si rompe da solo la corda, senza nemmeno utilizzarla, tanto è sensibile. Con un gioco di potenza come il suo non dura mai più di 45 minuti. Infatti tiene sempre dei Duralift per proteggerne, cambia ogni tanto tra un punto e l'altro, ma non basta. E qui si è portato anche il suo incordatore personale. 4-1, Sampras, seguiamo il turno di battuta di Safin. E questo è il suo secondo ace. E non male. Siamo a 182 km all'ora, però sulla riga. Quindi un Safin che adesso sta provando più del solito a giocare serve and volley. Ma proprio perché si sente molto sicura, addirittura la risposta vincente di rovescio sul lungo linea, quindi il rischio massimo possa esserci nella risposta. Trace di ace per Safin in questo game, ma è sotto 4-2. Sarà 4-2 che le risponde. Sì,
secondo te che c'è nella testa di Safin in questo momento? C'è che spera che Sampa scali un attimo, perché se va avanti così neppure lui, anche lui fa fatica a stargli dietro. Ecco. Basta vedere, 19 colpi vincenti in totale fra i due giocatori, solo 6 errori, una qualità di gioco altissima. I dubbi restano sulla condizione atletica di Sampa, se la partita dovesse andare per le lunghe. Buonissimo, come ha stretto l'angolo, c'era veramente uno spazio irrisorio, pochissimi centimetri per lui, guardate, con l'aiuto del polso sinistro, quindi con la seconda mano, come si è riuscito a trovare questa traiettoria imprendibile. Traiettorie che riescono solo ai bimani, che possono avvalersi anche dell'altra mano. Il polso piegato dal servizio di Sampras, 15 pari. Crescendo adesso è la risposta e la precisione di Safin. Attenzione, per la prima volta Sampras si trova indietro adesso con il proprio servizio. Grande risposta, 15-30. Preferendo adesso Sampras da sinistra, comunque la traiettoria addosso e comunque sul diritto di Safin rispetto al rovescio. Sicuramente la risposta di rovescio di Safin è letale, lui lo sa bene perché di US Open ne ha subite tante. Buona la slice. Qui non era... con il giusto appoggio Safin per ritrovare ancora l'angolo stretto, ma si è sentito proprio il rumore delle corde di Sampras che hanno preso il giro sulla slice da destra. Puntuale l'appuntamento con la rete Sampras, una percentuale stratosferica, perché è andato a rete finora 15 volte e ha ottenuto 13 punti. 5-2 Sampras, che ha vinto 13 tornei dello Slam come nessun altro giocatore, ha perso tra l'altro solo 3 finali dello Slam, nel 92 contro Edberg a Flushing Meadows, nel 95 contro Agassi in Australia, e poi appunto con Safin, poi anche in carriera lui ha perso complessivamente 18 finali, ma poi quando ha affrontato subito nell'immediata rivincita, quindi la volta successiva in cui ha giocato con il tennista che lo ha sconfitto in finale, 11 volte su 18 finali perse poi si è preso l'immediata rivincita. Sì, battere Sampras 2 volte di fila è un'impresa, ecco. E oggi pare che la storia si ripeta, perché sta giocando in una maniera assolutamente impressionante, anche se appunto non essendo in una grandissima condizione atletica ha bisogno, uno, di tirare fuori molti punti dal servizio senza far troppa fatica, e due, di non far rientrare Safin, perché alla lunga potrebbe avere qualche problema nella tenuta. Oggi festa nazionale in Portogallo, il 1° dicembre, che coincide con la festa della liberazione, giornata dell'indipendenza dagli spagnoli, che è avvenuta nel 1840, quindi c'è un'area di festa piacevolissima in questa città davvero meravigliosa. Sì. 5-2 Sampras, si gioca da 23 minuti e dopo 23 minuti già costretto con le palle nuove Safin a servire per rimanere nel set.
passante di rovescio di una velocità inaudita. Era un caricamento perfetto sul piede destro, uno scarico incredibile, nulla da fare. La prima di Safin a 200 km all'ora esatto. Questo è l'ace numero 5. Ecco, la differenza è tutta comunque sull'incidenza con la seconda, perché entrambi quando hanno messo, hanno messo dentro la prima, percentuale identica, 50% di prime, hanno ottenuto entrambi l'80% dei punti. Questo è ace, anche se Sampras non è convinto. Però quando ha messo dentro la seconda, Safin ha ottenuto appena il 30% dei punti, quando lo ha fatto Sampras l'80%. In un lampo, comunque adesso ha tenuto il servizio 5-3 Sampras, che può servire per incamerare il primo set. Qualità della prima volée di rovescio che è stata straordinaria, adesso possiamo riammirarla, questa bassa l'ha depositata proprio sulla riga e poi è andata a chiudere come di consueto su lungolinea. Si è tolta dalle stringhe. Primo doppio fallo di Sampras. E questo è fuori, ma probabilmente sarebbe uscita anche la risposta di Safin. Uno dei dogmi del tennis comunque è nel dubbio prenderla. Sampras a rete poi è talmente sicuro che può permettersi anche di prendere i passanti che vanno fuori. Ha sfidato la risposta di rovescio, questa volta gli è andata male, ho cercato di sorprenderla, ma con rovescio è sicurissima la risposta Safin. Eccolo, preciso, estrae il jolly Sampras sotto forma del quarto ace e soprattutto adesso c'è il primo set point. Ci siamo. Sfiora solamente la prima di un Sampras versione, la versione migliore del campione americano. 6-3, insomma, gerarchie del tennis che oggi potevano consegnare, ecco, un passaggio di testimone storico, perché insomma in caso di vittoria Safin sarebbe andato matematicamente numero uno del mondo, Sampras lo è stato numero uno per 6 anni di fila. Ecco, precisiamo, ecco, premettiamo che l'ATP ha già preparato
per Safin, e questo, ecco, probabilmente non l'hanno avvertito a Safin, perché non porta mai bene nel tennis, ma nello sport in genere, celebrare prima, però hanno già preparato, in caso di vittoria di Safin, una sorta di premiazione in campo per Marat. In realtà credo che questa, se continuerà così Sampras per un'altra mezz'ora, questa cerimonia, ecco, se ne riparlerà magari nel prossimo weekend. Safin è molto scaramantico, perché doveva anche andare già ieri a fare una session fotografica proprio per festeggiare il numero uno del mondo, e ha rimandato alla fine del torneo perché non si sentiva ancora così sicuro. Esatto, nel prossimo weekend, ovviamente mi riferisco a domani, giornata dedicata alle semifinali, che comunque Safin ha garantito. Ora, spiegando un po' i meccanismi, tra poco vedremo anche i numeri, però ecco, per spiegare un po' i meccanismi, anche in caso di sconfitta comunque Safin sarà qualificato per le semifinali, e lì potrà comunque rigiocarsi le chance di chiudere l'anno al numero uno, dipenderà da Quarten. Quarten deve invece assolutamente vincere il Master per sperare di chiudere l'anno al numero uno. Insomma, l'interesse, ma soprattutto l'equilibrio fino in fondo, come mai negli ultimi 25 anni nella storia del tennis mondiale. Assolutamente. E questi numeri, i numeri in cui si sottolinea comunque la buona incidenza da parte di entrambi del servizio, perché 6 ace per Safin, 5 per Sampras, percentuali buone anche con la prima di servizio, però ecco, direi che i numeri vincenti di Sampras fanno paura. Sì, di solito si dice che la qualità di un match è determinata da quanti colpi vincenti rispetto agli errori non forzati vi sono, quasi sono 27 colpi vincenti in totale contro solo 6 errori, questo vi dà un'idea della qualità del match. Se n'è andata mezz'ora esatta di gioco, si è già voltata la prima pagina, adesso il nuovo capitolo relativo al secondo set. Con Safin che inizia a servire. E inizia subito in maniera vincente con questo passante che è rimasto dentro. Adesso rivediamo, perché non so se Sampras questa l'ha lasciata. No, non ci sarebbe mai arrivato. E qui di controbalzo ha compiuto una prodezza Safin. Fatto Sampras, è pazzesco. Insomma, si apre questo secondo set subito con due gesti tecnici, questo è il diritto vincente schiacciato splendidamente da Sampras. Ma non smash. C'è il doppio fallo di Safin. Finora, con grande rispetto e anche nei confronti del suo avversario, non ha avuto nessun gesto di ira, ecco, non ha avuto nessuna reazione istintiva come in alcune occasioni succede. Molto bravo anche qui a chiudere l'angolo con il diritto Safin, che comunque ha sempre avuto un grande rispetto nei confronti di Sampras. Ricordo proprio alla vigilia di quella sfida quest'estate durante gli Open del Canada a Toronto, disse: mi devo ancora abituare fino in fondo all'idea che io gioco dei tornei in cui in tabellone c'è anche il nome di Sampras. Sì, lui ha sempre detto che
i record di Sampras sono inarrivabili, che se qualcuno pensa di poterli raggiungere si sbaglia di grosso, che è stato sicuramente il migliore della storia. E comunque tiene il servizio Safin, intanto proprio sotto la nostra postazione ci sono due menti, definiamole così, del circuito mondiale, perché uno è Mark Miles, che è il presidente dell'ATP, che gestisce i tornei del circuito, poi c'è l'ITF, invece la Federazione Internazionale, che gestisce le quattro prove dello Slam e la Coppa Davis, e Mark Miles sta parlottando con Jon Tiriak, che è appunto l'altra parte, la copartecipazione nella gestione dei contratti di Safin. Sì, anche perché tra l'altro Jon Tiriak, che è proprietario del Master Series di Stoccarda, che secondo indiscrezione pare che tra un paio d'anni dovrebbe muoversi da Stoccarda per raggiungere l'Oriente. Si parla già di città come Hong Kong, quindi credo che stiano proprio per promuovere il tennis anche in aree come il Sud America e l'Oriente, che sono ancora un pochino lontani dal grande tennis, ma chissà che non stiano parlando anche di questo. Poi in genere l'interesse di Jon Tiriak va sempre verso la possibilità di mercati commerciali inesplorati, ma comunque con sponsor molto pesanti. Da questa conversazione ci guadagna sicuramente Tiriak, non conversa mai per nulla. Che in equilibrio precario si scusa Sampras, ma ecco, con un piede solo, solo lui poteva tirar su dalle scarpe questa demi-volée che possiamo riammirare. ...30-0 e seconda di servizio. Guarda un po' il punto dove ha battuto la seconda di Sampras, che comunque era nettamente buona. Qui non l'ha tirata la prima, ad appena 102 km all'ora, è incredibile. Guarda che ha fatto. Certo, scherzare, perché possiamo utilizzare solamente questa definizione, scherzare Safin come sta facendo Sampras, qui l'accelerazione e poi il tocco, questa demi-volée aspettando fino all'ultimo a prendere in contropiede, ecco, è solo da Sampras. Questo vuole assolutamente prendersi la rivincita nella finale del US Open, dove lui stesso era stato scherzato invece da Safin. Si è rotto la corda Sampras, questo è fuori, no, è stato un rumore un po' anomalo, però si è visto da come ha tirato il passante di rovescio che in realtà era tutto ok sull'attrezzo di Sampras. È 38 minuti di gioco, comunque siamo in zona con la prima rottura di corda di Sampras. Sì, credo. Lui spesso poi la cambia anche prima che si rompa, per non rischiare che accada durante il punto importante. Se ne va, il suo diritto. 30-0. A 200 km all'ora esatti, la velocità dell'ace numero 7 di Safin.
Risponde basso Sampras, c'è la prima racchettata su questo tappeto sintetico che è in green set per Safin, che insomma, tra i tanti record probabilmente, oltre a combattere fino in fondo per Querten con il, per il numero 1, questo è l'ace numero 8 e c'è il 2-1 per lui. Combatte anche con Goran Ivanisevic come il giocatore che rompe più racchette nel corso dell'anno. 42 l'anno scorso e 36 fino agli US Open di quest'anno, credo che siano dati che si spiegano da soli, ecco. Poi il suo sponsor non sarà felicissimo di questo record. No, anche se credo che comunque abbia avuto un ritorno d'immagine comunque confortante, ecco. Distribuzione delle traiettorie di servizio di Sampras. Come sempre una distribuzione direi perfetta, compresa da sinistra la soluzione addosso. Traiettoria centrale proprio per evitare il rovescio di Safin. Questa poi la grande dote che si porta nel servizio Sampras è proprio questa, non la velocità di punta che ricordo nel servizio lo ha stabilita Greg Ruseschi, il mancino inglese che ha servito a 239,7 due anni fa nel torneo di Indian Wells, ma è proprio la capacità di variare costantemente le traiettorie e la direzione, almeno per quello ecco che sono le dichiarazioni degli altri giocatori che affrontano Sampras. Assolutamente, cambi di direzione, cambi di rotazione, quindi alternare il servizio piatto al servizio slice ad uscire, al kick serve quando serve da sinistra, sempre verso il lato uscire del campo. Quindi la dimostrazione, ecco, che nel servizio conta sicuramente la velocità, ma non è quella l'unica arma. Io credo che un avversario preferisca incontrare il servizio di Ruseschi comunque che quello di Sampras, perché Ruseschi è solo, spesso solo velocità, Sampras invece sa variare molto di più. La ola del pubblico sta gradendo questo incontro particolarmente, con una Sampras che ha vinto il primo set 6-3, ora è sotto 2-1 nel secondo. E qui c'è un Sampras un po' dubbioso su questa chiamata, rivediamola con l'immagine computerizzata. Aveva ragione Sampras, la palla ha toccato la riga esterna. Sampras, un giocatore estremamente corretto, ecco, non a caso si era accorto subito. Può permettersi poi di continuare a scherzare Safin con la sua classe. Almeno la quinta o sesta stop volley che gioca in un 7.5. Qui non ha preso l'angolo il rovescio di Safin, ma certo non è facile metterla lì proprio con la mano. Eccola la prima racchetta che vola, gettata prima per terra di Safin. Si sono, almeno per il momento, letteralmente capovolti i ruoli, i panni che i due avevano vestito nella finale di Flush and Meadow. Gioca 0 tiene il servizio Sampras. Ecco, c'è un dato che può servire a spiegare la qualità del servizio di Sampras, mentre c'è la racchetta a questo punto, cos'è, numero 37 rotta quest'anno. Assolutamente. Di Safin, cambio di racchetta, l'ha spaccata proprio a terra dopo aver messo fuori la risposta. Grillotti non l'abbia ammonito. Grillotti che tra l'altro ne ha viste un po' di tutti i colori nel circuito. Sì, Grillotti è l'arbitro che ha così costruito un prontuario con 20 e passa parolacce in 18 lingue diverse, dal croato al giapponese, per cui è in grado di conoscere
qualsiasi insulto possa ricevere da un giocatore che spesso si difendono dietro delle lingue praticamente incomprensibili. Non è russo però, sembra forse difendersi in altre maniere contro Sartini, ecco. Probabilmente non l'avrà voluto imparare, perché altrimenti ogni match sarebbero non solo penalty point ma penalty game o espulsioni. Tanto il doppio fallo di Safin, doppio fallo numero 2, attenzione perché è un momento questo in cui c'è un calo di tensione piuttosto netto di Safin. E qui non va l'approccio di Sampras, 15 pari. Come è riuscito ad accelerare Sampras ancora con il rovescio? Meglio di così è francamente difficile giocare a tennis. Qui c'è tanto materiale da attingere per un match da Cineteca per Sampras, che sta sovrastando Safin adesso anche sul piano della violenza del palleggio. Il diritto di Safin, due palle break che per come sta servendo Sampras potrebbero valere come due match point. La prima delle due palle break, Safin con una buona discesa a rete. Ha risposto con una traiettoria troppo lenta. Sampras è lì che poi è andato segnato per lui questa opportunità. Seconda di servizio. Eh no, troppo tardi qui nel questa si è rotta. 38. Andiamo avanti ormai ad una racchetta rotta a game. I fischi del pubblico e attenzione perché il torneo non finisce qui per Safin, non deve polemizzare con il pubblico. Un applauso ironico che forse di troppo sicuramente. Che il pubblico potrebbe non tollerare. Attenzione perché si può perdere un match, si può farlo anche elegantemente e poi si può domani, nel caso di Safin, comunque consacrarsi numero uno del mondo. Bisogna riuscire a superare questi attimi, anche se insomma la pressione del numero uno lui deve ancora abituarsi a viverla. Sì, sicuramente, però è un ragazzo con una personalità fortissima. E lui sa che nell'immaginario collettivo Sampras ancora molti lo vedono come il vero numero uno del mondo. Lui voleva probabilmente dimostrare con una vittoria oggi, ribadendo quella degli US Open, che c'è questo cambio al vertice, e invece oggi sta prendendo una vera lezione. L'ha sempre un po' vissuto nel mito di Sampras negli ultimi tempi. Tant'è che c'è un aneddoto curioso, che durante il torneo di Toronto arrivò un acquazzone pazzesco. E così Sampras uscì subito dal campo, mentre lui lo fece aspettare 5-6 minuti, facendo continuare a giocare. Si lamentò tantissimo, fu Guga Quertin che negli spogliatoi andò da lui e disse: il giorno che avrai vinto 7 volte Wimbledon sarai il primo a uscire dal campo. E quindi insomma lui, Sampras, è visto anche dai suoi stessi colleghi un po' come il punto di riferimento. È proprio così. Appena 48 minuti di gioco che stiamo vivendo in diretta qui da Lisbona per questa quarta giornata del Master, in cui Sampras, avanti di un set e di un break, sta servendo
in vantaggio 3-2 nel secondo set. Guarda come ha tamponato questa volée di rovescio. Questi riflessi proprio dell'attaccante nato, perché ha giocato un esplosivo passante di rovescio Safin, andato subito a coprire l'angolo giusto Sampras. È il primo diritto in tutto il match che Sampras mette a rete. Ha voluto dimostrare che sa anche sbagliare se vuole. Di Safin. Forte è partito con un attimo di ritardo Sampras, ma insomma era calibrato stavolta con molta precisione. 30 pari. Comunque vi dicevo un numero su tutti che esprime la giornata nel servizio di Sampras: quando ha messo dentro la prima palla, finora l'ha fatto per totale 17 volte, ha ottenuto 15 punti. Poi questo è il 16° punto che ottiene su 18 prime di servizio, quindi sono numeri stratosferici, ma soprattutto in rapporto alla qualità della risposta dell'avversario. Assolutamente, perché Safin ha insieme ad Agassi la migliore risposta del circuito, e Sampras ha ottenuto anche più del 70% di punti anche quando ha servito la seconda. Match da brividi per un Safin che forse ha voluto dimostrare che non è arrivata l'ora ancora per mollare. Potrebbe essere un'occasione per tornare nel match. Sampras stavolta era già lì su lungolinea. Direi che la differenza principale rispetto alla finale degli US Open è Safin sta applicando lo stesso schema, cioè rispondere basso e cercare il passante successivo, ma la prima volée di Sampras oggi è sempre straordinariamente lunga. Palla del 4-2 per Sampras. Grande risposta. Non semplice, perché la traiettoria, che era esattamente a 201 km all'ora, era piuttosto in pancia, però è riuscito ad estrapolarla bene dando l'angolo. Qui probabilmente passa l'ultimo tram per Safin. Ora risale su adesso. Come ha stretto qui la slice Sampras, una traiettoria ad appena 140 km all'ora. Vedete proprio la capacità di Sampras, più che nella velocità, nel cambiare l'angolo e la rotazione nel servizio. Sesto ace, ancora palla del 4-2. Lo smash si avvicina per Sampras, la semifinale nel Master di Lisbona. Sampras 4-2 e le sfocce. Ricordiamo che vincendo questo match Sampras sarebbe anche primo nel girone e così eviterebbe Agassi, che invece andrebbe a incontrare Safin
in semifinale. Anche questo è un calcolo importante. In ogni caso avremo comunque delle semifinali straordinarie. E aggiungo anche che se dovesse vincere Querten nel match che seguiremo stasera in diretta a partire dalle 22, nel caso ecco Sampras finisca questa sua cavalcata vincente contro Safin, nel caso Querten batta Kafelnikov stasera ed è favorito rispetto al russo, ci troveremo in semifinale domani i quattro vincitori delle quattro prove dello Slam di quest'anno. Meglio che ogni organizzatore potesse sperare. Quindici pari. Questo è il doppio fallo, il terzo per Safin con 9 ace per lui nel match. Due palle break che potrebbero dare il vantaggio, direi insormontabile, a favore di Sampras. Sono dei piccoli match point. Guarda come ha costretto Safin a piegarsi per un approccio che non è, comunque non appartiene al repertorio di Safin, una Sampras intelligente anche sotto il profilo tattico, perché non ha commesso un errore in questa partita a scacchi in cui non si è giocato solo sull'onda di una tecnica, quella del campione di Wimbledon insuperabile, ma anche sotto il profilo psicologico, perché la demolizione che aveva fatto Safin di Sampras proprio sul suo palcoscenico preferito a Flash, anche se in questo momento pare favorito Los Angeles. Ecco, questa è la conferma che Sampras ha ragione due volte, perché anche in precedenza era stato negato dell'ace, palla che aveva toccato la riga. E 15-0. E certo, non sarebbe male un ballottaggio nel 2002 tra Milano e Los Angeles per il Master, staremo a vedere. Intanto la certezza per noi di Stream il prossimo anno di avere ancora in esclusiva il Master, che si svolgerà nella Superdome di Sydney dalla 13 alla 19 novembre. Nastro è fuori, non era semplice, anche la demi-volée di Sampras. Insomma, un 6-3, 5-2, un Sampras che si ritrova a due punti dal match, il tutto in appena 59 minuti. Un Sampras che si ritrova a 27 colpi vincenti nel match contro solo 9 errori. E forse questa è l'unica, non so se possiamo parlare di ingenuità, però ecco, è l'unica palla che ha trattato con troppa disinvoltura. Doppio fallo di Sampras, che rimane a due punti dal match. Un'ora esatta di gioco in questo momento. Sampras.
Tsitsipas si carica dopo l'ennesima discesa vincente. Primo match point per lui. Sampras è andato 36 volte a rete, ha ottenuto 28 punti, percentuale del 78% contro Safin, straordinaria. Grande, grande Safin, eh? In allungo, lui che è un gigante di 1,93 m, qui si è mosso davvero con una rapidità pazzesca. La mobilità non è la qualità migliore di Safin, ma sicuramente ci sta lavorando. Vediamo la risposta di Safin che brucia Sampras, e chissà se prima palla break, a questo punto match. Ecco, dobbiamo aspettarci una reazione proprio in extremis di Safin. È la prima di Sampras però, e sì, è vero, prima palla break, è incredibile il rapporto a quanto era venuto proprio in quella finale di Flash in Meadow. 203 km all'ora, la prima di Sampras, nuovamente a due punti dal match. E fuori la risposta di Safin, secondo match point Sampras. Insomma, va a incorniciare un match da Cineteca Sampras mettendo il sigillo con il suo ace numero 7, un Sampras che chiude 6-3-6-2, un match che sembra una pratica, eppure solo quel 10 settembre sembrava per Sampras troppo più forte di lui. Safin oggi ha risistemato le cose. Ha giocato un match assolutamente perfetto, Safin non ha potuto fare nulla per contrastarlo, 29 colpi vincenti in un match, insomma, che si è concluso in due set, sono un dato pazzesco. Credo che, senza nulla voler togliere a Hewitt, per il bene del torneo è bello avere ancora Sampras in semifinale, Sampras ancora in corsa, e avremo una semifinale adesso fra Safin e Agassi che promette scintille. Quindi anziché la cerimonia per consacrare Safin numero uno del mondo, bisogna aspettare domani. Per adesso teniamoci il dio della racchetta, il dio greco della racchetta, vista la sua origine greca, e adesso gustiamoci anche le sue parole a caldo, intervistato da Malivai Washington. Sta dicendo, insomma, se oggi non avessi vinto sarei andato a casa, eh? Ma lui è il numero uno del mondo, adesso mi ha sconfitto a Flash in Meadow. Solo che qui c'era un'atmosfera bellissima, io ho servito soprattutto in modo eccellente. Ho visto che poi lui si è innervosito, ha rotto due racchette. You won 12 of the first 13 points. It seemed like early on, not only with your serve, but on the return. Hai avuto una striscia di punti vincenti all'inizio impressionante. Hai cambiato molto il gioco. Eh sì, è proprio così. Ho cercato un po' di alternare il mio gioco con lo slice, con palle più morbide. E poi sulla sua seconda sono stato più aggressivo. Sai, lui è un giocatore alto, è un uomo grande, quindi devo farlo muovere. Ho fatto il chip and charge. Grande tattica di Sampras. Sei, insomma, felicissima. Ah, del tutto felice.
oggi, di come ho giocato oggi. Non solo con il servizio, una performance in cui veramente ho colpito bene la palla oggi. Bella questa, thanks Mel, che mi arriva in Washington, e poi un bacio a Bridget, che ha sposato il 30 settembre, è a New York perché è un'attrice, sta lavorando, e quindi Sampras che manda un...